Uno dei cinque gruppi era esattamente in questo caso qui, dove era venuto fuori un po' una presentazione, no? Le dimensioni relative alla descrizione del gruppo, piuttosto che se era un fatto che dipendeva da me o dipendeva dagli altri, che era qualcosa che era più relazionale, per altri era una questione un po' più tecnica, connessa al fatto che basta organizzarsi, basta darsi degli strumenti gestionali di coordinamento, di visione dei ruoli, eccetera, eccetera, no? Quindi c'erano queste dimensioni, queste aree di senso che emergevano. Sulla base di queste aree di senso, poi, nel momento in cui c'è stata l'attività vera e propria, il primo giorno, dove loro non fanno ancora attività esperienziali fisiche, diciamo, il primo giorno è un'intera giornata dedicata ad un focus group che abbiamo condotto esattamente sulle dimensioni che emergevano dalla mappatura. Quindi per me quelle sono state praticamente dei segnali che ho utilizzato come spunto per guidare il focus group della prima giornata, su cui praticamente abbiamo ragionato ed elaborato i loro significati rispetto a gruppo, a che cos'è il gruppo e qual è la significazione rispetto agli altri a sé. Perché lì si stava lavorando a costruire quel gruppo specifico, il gruppo di questi master che noi, in cui noi abbiamo fatto l'intervento, che sono finalizzati poi, per esempio, alla costituzione poi di una startup finale, quindi alla costituzione di un progetto di impresa praticamente. Quindi chiaramente la dimensione della coesione, della cooperazione, della relazionalità è fondamentale, e loro ci hanno chiesto di fare questo intervento, così come ci hanno chiesto poi di fare un prossimo intervento a distanza, proprio per capire a che punto siamo, qual è, diciamo, la salute, tra virgolette, di quel gruppo lì, e poi un'attività alla fine del percorso con le persone che effettivamente andranno a fare il progetto di impresa per fare poi un'attività mirata con loro. Quindi diciamo questa parte iniziale che precede le attività serve proprio ad avere le coordinate su cui muoversi quando andiamo a fare poi l'attività concretamente come formatori. Dove diciamo la dimensione, quello che dicevamo prima, la dimensione del monitoraggio e della valutazione costante è assolutamente fondamentale per poter fare l'intervento stesso, per calibrare l'intervento. Per esempio, vi faccio un esempio concreto. Quando, grazie a questa profilatura e al primo giorno di focus, io raccoglievo poi una serie di elementi, diciamo, di valutazione da quello che osservavo nelle dinamiche che si instauravano in queste persone che interagivano fra loro per dare dei feedback a me, ma in realtà per una dimensione in cui si confrontavano e praticamente venivano fuori tutte le dinamiche, gli equilibri, i pesi, le distanze, le vicinanze che c'erano in quel gruppo lì, specifico, concreto. Allora, sulla base poi di questa osservazione, noi avevamo ognuno di noi ha una griglia di osservazione come formatore, su cui esprime delle valutazioni rispetto a una serie di dimensioni, che in questo caso sono dimensioni legate all'empatia, alla gestione dello stress, alla flessibilità. Sì, prego. Previsione life skill, no? Cioè, nel senso che l'empatia è una life skill relativa alla, quindi insomma ci ritroviamo molto in queste. Ci sono tutte dimensioni che hanno molto a che fare con una dimensione proprio del come io sto nelle situazioni, di come interpreto lo spazio e gli altri, e quindi sono anche legate, perché il fatto poi del gruppo e del team building ha sempre a che fare con la competenza relazionale, no? E quindi con, che significa? Competenza contestuale, cioè quindi capacità di leggere il contesto, capacità di leggere gli altri, di farsi una rappresentazione degli altri, una rappresentazione di sé, e di vedersi se, come sta interagendo il sé rispetto agli altri, quindi autoregolarsi rispetto a questo, no? Quando qualcuno di questi passaggi si inceppa, allora magari ho degli attenti. Posso costruire, assumere delle posture comportamentali che poi in qualche modo magari non fanno circolare la relazione, o comunque costruiscono delle relazioni che non sono di sviluppo, no? Non sono produttive, diciamo. Quindi l'idea è sempre quella che si possa costruire, che il nostro lavoro è quello di agevolare la costruzione da parte dei soggetti di relazioni che siano poi portatori di sviluppo. Se le relazioni portano sviluppo, significa sono delle relazioni comunque che consentono il cambiamento in senso produttivo, cioè in senso di autocostruzione di sé, di miglioramento di sé, di empowerment, di aumento del senso di autoefficacia, eccetera, eccetera, no? Quindi sempre, questa è la cornice, chiaramente. Quindi è fondamentale, sono esattamente quelle delle life skills, così come sono indicate anche a livello europeo. E queste dimensioni noi erano le dimensioni che avevamo nella nostra griglia di osservazione, e
rispetto a cui poi esprimevamo una valutazione per ciascuna persona che avevamo lì di fronte, con una scala, diciamo, da 1 a 4, quindi poco, per nulla, poco, abbastanza, molto. E griglie che poi alla fine noi abbiamo chiaramente sommato complessivamente per vedere poi i livelli, diciamo, sulle tutte le dimensioni di ciascun soggetto. Ma l'esempio che stavo facendo della funzione regolativa degli strumenti che usiamo, no? Perché poi durante quel primo giorno tutte queste informazioni servivano a fare che cosa? Per esempio, siccome la sera bisognava progettare la battuta di pesca che avrebbero fatto il giorno dopo, perché il giorno dopo noi li abbiamo fatti salire su un peschereccio con un equipaggio vero di pescatori reali, insomma, e con noi formatori sopra, e loro hanno partecipato, tutti i vari gruppi hanno partecipato ad una battuta di pesca in cui dovevano effettivamente fare delle cose, quindi poi gli è stato spiegato dove dovevano mettersi, cosa dovevano fare, quindi li integravamo dentro il processo proprio di pesca con l'equipaggio e dovevano quindi svolgere una serie di attività dove peraltro è richiesto molta cooperazione, coordinamento, eccetera. Quando la sera abbiamo preparato tutto questo lavoro e abbiamo anche spiegato loro, dato loro delle indicazioni su come poi alcuni accorgimenti, insomma, che dovevano tenere durante la pesca, la battuta di pesca sulla barca, sul peschereccio, noi abbiamo creato i due gruppi, perché poi i due in barca andavano in sette, sei o sette, per cui noi abbiamo ogni volta diviso poi le classi in gruppi. Allora, la divisione dei gruppi io l'ho fatta proprio sulla base di quello che avevo monitorato durante la giornata. Per cui praticamente ho creato dei gruppi assortiti, dove c'era il tipo, quello magari più aggressivo, quello più remissivo, quello che era gregario, quello che era più capobanda. Quindi ho cercato poi, proprio dagli elementi che avevo raccolto durante la giornata, di costruire due gruppi che fossero abbastanza omogenei, come due gruppi, quindi due tipologie di gruppo abbastanza simili, e dentro molto differenziati con le diverse componenti che potevano animare poi la situazione, no? E così via. E quindi questi strumenti poi diventano anche tutto il materiale che noi restituiamo a loro, che diventa occasione di autoconsapevolezza e di riflessione in un apposito setting riflessivo che noi facciamo alla fine e a distanza anche, perché tutti questi strumenti qua, compreso la mappatura, sono stati portati in aula a distanza di 10-15 giorni dalla chiusura dell'attività e è stata fatta un'attività riflessiva su questi strumenti con loro. Cioè, li abbiamo visti, li abbiamo commentati, scusate, abbiamo riflettuto su quello che era venuto fuori. Quando io mostravo anche le mappe, no? La geografia del gruppo e anche il posizionamento, anche quella presa di consapevolezza di come uno avesse magari dato più enfasi ad una cosa piuttosto che un'altra, diventava autorivelativa in qualche modo, perché uno magari preso nella vita di tutti i giorni e nel lavoro non sta lì a pensare e a esplicitare delle cose, no? Quindi non abbiamo sempre un livello di autoconsapevolezza che ci consente magari di, come dico io, di vederci da fuori, no, tra virgolette, quindi vedendoci da fuori capiamo effettivamente che stiamo combinando, ci vediamo da qui e chiaramente poi questo è diventa la lente con cui facciamo le cose, con cui leggiamo le cose, quindi con cui poi le interpretiamo e con cui andiamo avanti, insomma. Quindi se questa lente la modifichiamo cambia anche il modo con cui costruiamo le relazioni, interagiamo nello spazio. Allora, quando si fa un intervento e si lavora magari su facilitare la relazionalità, chiaramente se ci sono delle lenti che distorcono, delle lenti che ingigantiscono un problema o delle lenti che minimizzano l'altro perché è una palla al piede o cose di questo tipo, chiaramente lavorare su quello per modificare questo filtro qui diventa importante per tentare di costruire modalità nuove di stare in relazione. Quindi l'attività serve già questo a scuotere, perché appunto sono tutta una serie di attività che creano delle situazioni in cui tu con l'altro ti devi confrontare per qualche ragione, o devi avere un contatto proprio fisico, come nel modulo per esempio delle attività motorie, in cui loro dovevano fare dei giochi dove c'era proprio il contatto, quindi noi li costringevamo, tra virgolette, a stare proprio a ridurre lo spazio prossimale, no? E quindi a far invadere quello che è uno spazio nostro, diciamo, di sicurezza, in cui non facciamo entrare nessuno se non le persone che sono a noi vicine, che sono care. Allora, essendo persone che si conoscevano da poche settimane, perché era appena partito il corso, questo diventa abbastanza qualcosa da gestire, che ti mette nella necessità di dover gestire questa cosa qui.
o altre situazioni in cui, cioè, per esempio, lavoriamo sulla fiducia, per esempio, l'attività è nel frantoio, c'è cioè un'attività in cui loro scendono in un frantoio bendati e fanno delle cose, è una situazione esperienziale che lavora sulla fiducia, sulla possibilità che se io quanto io mi fido e non mi fido dell'altro, quanto mi affido nelle mani dell'altro, che non è un modo di dire, ma diventa una cosa reale, perché io sto effettivamente preso nelle mani con l'altro e sono bendato, e quindi questo chiaramente dà una serie di stimoli, sono un po' degli shock, se vuoi, no? Cioè delle cose che noi diamo e che uno poi su quello riflette. Preso dalla cosa già succedono delle cose, poi noi che osserviamo, quando noi facciamo il debriefing, però, perché ogni attività ha un debriefing e quello diventa una parte fondamentale per la formazione, paradossalmente possiamo dire che la parte formativa è esattamente lì e non tanto nell'attività, o comunque non solo nell'attività, ma è molto formativa quella parte lì, perché diventa la parte in cui riflettiamo insieme su quello che è successo. Queste attività sono proposte da psicologi oppure partono da voi? Pensate, è la nostra attività, non, è il nostro modello di intervento. Pedagogisti, sociologi, diciamo, molta psicologia anche in questa attività, diciamo. Non è psicologia, perché appunto è la relazionalità su cui lavoriamo come formatori. Io personalmente ho un percorso di dottorato che è in scienze della mente, quindi è un dottorato dove, diciamo, la componente di psicologia è notevole, insomma, però voglio dire, non sono questioni che sono squisitamente psicologiche o soltanto psicologiche. Una serie di modelli, diciamo, sottostanti che io su cui mi sono formata nel dottorato sono sicuramente di psicologia, in chiave molto culturalista, soprattutto socio-costruttivista. Quindi, dicevo, il debriefing è il momento formativo per eccellenza, perché diventa l'occasione in cui noi rivediamo quello che è successo e ripresentando gli episodi cerchiamo di riflettere su quello che è accaduto e per capire perché è accaduto in quel modo, eccetera. Quindi diventa una presa di consapevolezza importante, no? Immaginiamo nelle scuole, cioè tutto questo si può mutuare in qualunque tipo di contesto, perché diventa, io dicevo prima, no? È un modello, anche un nostro modo proprio di intervenire nelle situazioni formative. Cioè questa della valutazione di itinere ex post, e questa dimensione esperienziale e poi riflessiva, col setting riflessivo. Nessuno vieta che a scuola si possa fare una cosa del genere, no? Costruendo dei setting laboratoriali e poi andando a fare le riflessioni, dove si interviene molto poco, perché altrimenti, no, andiamo a condizionare anche il contesto. Quindi è necessario immaginare in questi modelli il formatore è sempre molto un facilitatore, uno che supporta, un coach della situazione. Non è uno che viene lì e dice no, devi fare così, oppure che corregge, dice no, ma perché stai facendo questo? Quindi magari a posteriori possiamo ragionare del perché è accaduto e dire cos'è successo, cosa stai provando in quel momento per cui gli hai tolto la mano, non gli hai dato la mano, ti sei rifiutato, eccetera. Cioè cercare appunto di fare riflessione e quindi aumentare il livello di autoconsapevolezza. E diciamo, da questo punto di vista, la trasponibilità, diciamo, che nella scuola il learning by doing, ma non solo, no? Diventa quel discorso del learning by doing, però potenziato molto dentro un contesto classe, immaginando il gruppo su cui noi abbiamo lavorato come la classe, no? Noi abbiamo delle scuole, per dire, no? Alcune esperienze, quindi, di scuole che ci hanno chiesto di lavorare, di applicare questo modello per costruire quindi il corpo, quindi, docenti, vedete? Che è un aspetto molto importante, vuol dire, loro avevano valutato appunto positivamente quindi un simile quindi approccio per costruire nei docenti, vuol dire, questa quindi competenza, vuol dire proprio di relazionarsi e lavorare quindi come se fosse, vuol dire, un team veramente e non soggetti quindi isolati, perché poi quindi sviluppare quindi queste capacità quindi nei docenti, vuol dire, la dirigente quindi scolastica ci diceva questa cosa, vuol dire,
che potenziare quindi queste capacità quindi nei docenti, poi vuol dire sarebbe stato vuol dire un avrebbero avuto come ritorno quindi positivo anche vuol dire un miglioramento quindi nella capacità del docente di lavorare poi con il gruppo quindi classe, quindi anche gli studenti avrebbero beneficiato vuol dire di questa vuol dire formazione quindi lato docente, quindi costruire veramente un team di docenti, perché quindi nelle scuole ci diceva molto spesso vuol dire no si trova proprio questa situazione di isolamento. Quindi anche autoreferenzialità, cioè non proprio autoreferenzialità, cioè non c'è proprio il lavoro, esatto. Tranne un po' nella scuola elementare, certo. Quindi la scuola anche lì come un'organizzazione, no? Quindi un organismo vuol dire vivere e chiedere vivere nel benessere, no? Ma in un altro contesto in cui lavoriamo è quello delle organizzazioni. Quindi come sviluppiamo un benessere quindi organizzativo, come sviluppiamo un clima positivo in un contesto quindi lavorativo dove molto spesso le dinamiche no, sono tutt'altro, vuol dire che è positivo, vuol dire. E adesso stiamo lavorando per esempio per una multinazionale, quindi a Torino, una grande vuol dire, società, un SPA, che ha esattamente quindi questi quindi problemi. Le grandi organizzazioni quindi soffrono, quindi il contesto quindi all'interno del quale è un simile modello, comunque possiamo dire quindi i pedagogisti possono quindi operare, no? Sono quindi vari, vuol dire le opportunità quindi sono tante, quindi la scuola, l'insegnamento è una delle opportunità. Pensiamo a tanti altri contesti e quello che si può fare come pedagogisti per, è veramente quindi utile in ambito quindi sociale, nelle comunità, nelle organizzazioni, all'interno della stessa quindi organizzazione, quindi scuola. E via dicendo, quindi in effetti vuol dire possibilità ci sono, basta quindi vederle o comunque anche in questo caso essere quindi guidati. Esatto, e peraltro nelle organizzazioni, quando io dicevo no, dobbiamo anche fare formare anche un po' la committenza, no? Chi ci può chiedere poi di fare delle cose, esatto. L'esempio che faceva Grazia, no? In realtà quando ti ingaggiano, se ti ingaggiano, no? Perché poi il campo formativo tutti fanno formazione tranne che i formatori, non so se lo sapete questo, quindi fanno i formatori quelli che fanno marketing, quelli che fanno economia con tutto il rispetto, gli ingegneri gestionali, insomma chiunque tranne che il formatore, o pochissimi sono i formatori che fanno formazione. Allora, se capita così per caso, insomma, che un'organizzazione chiama un formatore formato come formatore, e poi chiaramente la richiesta che arriva non è una richiesta che può essere assunta, aveva detto Grazia prima, parlava, no, di analisi della committenza, non è una richiesta che può essere assunta così com'è, no? Perché l'organizzazione, le volte che ci ha chiamato, ma anche l'esempio che ha fatto Gio Data, ti chiedono dei corsi, ti chiedono, sai, mi serve questo, cioè c'è appunto un'idea del corso, cioè di un percorso da fare dove dai dei contenuti. Per cui, per esempio, l'intervento che abbiamo fatto sul clima, che stiamo facendo, che stiamo chiudendo peraltro, in Geodata, sul clima e benessere organizzativo, l'abbiamo fatto in quanto ci sono delle normative che sono inerenti appunto al benessere organizzativo, inteso come prevenzione poi dello stress dal lavoro correlato, che rientra dentro tutta una serie di leggi a cui le organizzazioni sono vincolate per un discorso appunto di salute, di sicurezza e di qualità dell'ambiente di lavoro, diciamo. Ecco, finalmente nell'ambiente di lavoro non rientra soltanto se il tavolino è a norma, se la sedia non ti viene la scogliosi, se c'è caldo, se c'è freddo, ma rientra anche questa dimensione appunto dello stress dal lavoro correlato. Benissimo, lo stress dal lavoro correlato ovviamente una dimensione fondamentale è connessa proprio all'ambiente di lavoro in cui tu vivi almeno 8 ore al giorno e in cui sicuramente succedono delle cose, in cui ti devi relazionare, in cui se hai un problema stress da lavoro perché ci sono delle procedure di lavoro che tu devi svolgere, che magari il committente ti chiama e dice fate un intervento perché qua le procedure ha voglia a stabilirle, non vengono rispettate, o comunque i tempi non sono mai quelli che si prevedono, ci sono una serie di disfunzioni. Allora la richiesta è quella di formarli a capire meglio le procedure, cioè a fargli entrare meglio dentro le procedure, no? Allora quello è un sintomo, sempre per tornare alla salute, no? Cioè è un sintomo, però dobbiamo vedere quel sintomo dietro che cosa ha,
Cioè, non è che non hanno capito la procedura, non è che la procedura non gli entra nella testa o si divertono a sovvertirla o non gira per qualche ragione, per cui se fossero tutti ligi e applicassero, no, tutti quanti i passaggi, tutto girerebbe. Molto probabilmente l'inceppamento dei processi organizzativi è un sintomo di qualche cosa che bisogna andare a vedere, insomma, no? E quindi chiaramente tu dici sì e poi cerchi di fargli capire appunto questa cosa e poi cerchi di fare l'intervento che abbiamo fatto tipo noi qui a Giodata, che era tutto, che è un lavoro proprio sul capire qual è il clima organizzativo di quella struttura. Cioè, quindi questi qua come che si rapportano tra loro? Quali sono i valori culturali di quell'azienda? Perché l'azienda fa una certa cosa, ha una mission, benissimo, ma quanti la condividono? Cioè, cioè quello che c'è nella tua testa come imprenditore è la stessa cosa che c'è nella testa del lavoratore? E se non è uguale, tu sai quella che c'è nella testa del lavoratore per capire quel feedback che tu hai, che non è semplicemente perché non l'ha capito, ma perché parte da altri presupposti, ha un altro orizzonte di senso in cui elabora quella cosa lì, che bisogna andare a vedere e cercare appunto nel clima organizzativo di costruire poi delle situazioni di condivisione anche, no? Quantomeno censirle, perché noi siamo andati lì, ma non si sa neanche appunto che culture ci sono lì. Appunto è un'organizzazione e nelle organizzazioni ci sono tante culture. Si parla di intercultura, ma l'intercultura non è soltanto un discorso che riguarda lo straniero, eccetera, siamo tutti stranieri, quindi l'intercultura è sempre una condizione costante, perché ognuno di noi ha una cultura differente. Perché a casa mia diciamo certe cose, mangio certe altre, mia madre è fatta in un certo modo, mio padre pure, i miei fratelli. E quindi poi la mia microcultura alla fine è specifica ed è diversa da quella che c'ha lei. E quindi alla fine ci sono dei segnali che comunque poi uno legge dentro dei suoi schemi di riferimento, no? Allora a volte la convergenza non può essere data per scontata, ma è un obiettivo da costruire. Quindi mentre il clima organizzativo o l'obiettivo di un'azienda viene dato come presupposto, cioè dice facciamo quello è, si capisce, lo sanno tutti, tu stai lavorando lì, lo sai. E invece quello è esattamente quello che va costruito, esattamente l'obiettivo da raggiungere, la condivisione della mission, la condivisione di una cultura organizzativa condivisa il più possibile, con tutte le differenze di articolazioni, perché poi la differenza è importante. Quindi far capire questo e quindi far capire che bisogna fare un intervento formativo che lavori su questa cosa qui, e non tanto che vada a ribadire le procedure o fare dei corsi per spiegare, per fare dei manuali, delle linee guida del perfetto lavoratore, chiaramente diventa, e anche questo è il nostro mestiere, cioè il mestiere diventa già questo, prima ancora di avere la committenza, poi magari la committenza non ce l'hai neanche, quindi diciamo che questa parte di lavoro è una parte di lavoro che difficilmente riusciamo a farci pagare, questo sappiatelo, perché tu lì ancora lui non te l'ha dato l'incarico. Quindi tu vai lì, devi fare una serie di colloqui, devi capire di che stiamo parlando, quindi gli fai questa analisi appunto e cerchi poi di fare la consulenza, appunto è proprio una consulenza. Quindi tu gli fai la consulenza per dirgli sì, mi hai chiamato, ora ti faccio la consulenza per capire che cosa effettivamente ti posso dare che ti possa servire. Però quella parte lì ovviamente sta prima dell'ingaggio e quindi diciamo hai il rischio che c'è nelle imprese, che poi quella cosa dice, ah sì, ok, mi hai convinto, però non voglio farlo, oppure non mi hai convinto, chiamo un altro, e tu te ne vai a casa, ovviamente. Questo può succedere tranquillamente, insomma. Poi bisogna metterlo in conto. C'è anche un'altra cosa, direi, che la parte, appunto, l'aspetto quindi formativo, quindi per all'interno delle organizzazioni. Allora, istituire dei momenti quindi formativi all'interno delle organizzazioni non sempre è percepito bene dal gruppo dirigenziale, perché le organizzazioni pensano in termini quindi economici, cioè quanto costa quindi un'ora uomo del mio dipendente, quanto mi sto perdendo se quindi il mio dipendente invece quindi di lavorare, di produrre, sta lì a fare attività quindi formativa. Questa è una problematica di cui non bisogna mai dimenticare, che non bisogna mai dimenticare quando si pensa appunto ad interventi all'interno quindi di organizzazioni. Il management ha bisogno di fare business, ha bisogno che le persone lavorino, no? E producano. Allora, bisogna, quindi, questo che cosa vuol dire? Che bisogna far capire in prima istanza
al gruppo dirigenziale, quel momento quindi formativo, quella socialità, quei momenti di consulenza, non sono una perdita di tempo per l'organizzazione, perché la persona invece quindi di lavorare sta facendo altro, ma sono invece quindi delle occasioni perché i soggetti, a seguito quindi di questo percorso di tipo consulenziale, quindi non necessariamente di affiancamento potremmo dire, perché la formazione in ambito organizzativo non necessariamente è tagliata su momenti dalle alle, facciamo quindi attività, può essere anche un percorso assieme, no? Quindi si seguono i lavoratori nel mentre loro fanno già le loro attività, però la questione quindi è importante, che bisogna quindi far passare al comparto dirigenziale, è che quei momenti dedicati alla formazione, se anche ci fossero dei momenti proprio quindi formativi in senso stretto, sono dei momenti che poi producono benessere nell'organizzazione, condivisione per esempio quindi di valori, quindi alla fine tornano comunque quindi all'azienda come potenziale, quindi per lavorare, per fare meglio, cioè si può star meglio, l'azienda quindi può essere più capace, può vivere, i dipendenti all'interno dell'organizzazione possono vivere e affrontare quindi le attività lavorative più in sinergia, facendo quindi di più, facendo meglio. E questo anche su quello bisogna quindi lavorare nel momento in cui si fa l'analisi quindi della committenza, nel momento in cui si cerca di costruire la committenza, perché il più delle volte voi sapete benissimo che nelle organizzazioni ci sono c'è la possibilità, no? Di attingere ad alcuni fondi, per esempio dico uno fondir, fondi impresa, per pagare la formazione, no? Ai dirigenti piuttosto che quindi ai dipendenti. Ma molto spesso, perché si ha la possibilità di ottenere quindi dei finanziamenti. Come usano questa formazione? Punto interrogativo. Noi ci siamo molte volte quindi chiesti questo. Pure la possibilità per le organizzazioni di fare formazione c'è, e beneficiano anche di attività formative pagate con fondi che non devono neanche, che già accantonano di default, quindi non devono neanche investire quasi quasi più di tanto. Eppure, se la fanno con una logica tradizionale della formazione, che serve o non serve, la si fa perché la si deve, ma tanto... E anche in quel caso magari devi essere tu, per esempio, che vedi, trovi il bando, vedi che c'è la finestra in cui puoi partecipare, quindi dove l'azienda può attingere, perché sono fondi che sono direttamente dell'azienda, cioè sono dei fondi che vengono accantonati dalle buste paga dei lavoratori, quindi sono destinati. Però è che non vengono pochissimo utilizzati, quasi mai utilizzati, e tu poi vai lì e comunque devi strutturare comunque il progetto formativo, eccetera, eccetera. Quindi fare anche quella parte, che dovrebbe fare l'azienda dal punto di vista anche proprio burocratico, di adempimenti proprio formali per andare ad attingere i fondi, per esempio, no? Quindi c'è una dimensione, sì, di offrire anche questo come servizio, sollecitazione, ecco. Quasi che bisogna in qualche modo fare, insomma, no? Cioè far cogliere delle opportunità che ci sono e che non vengono utilizzate, allora tu stai lì che insomma gli dici ma perché non le usi, ti aiuto io a fare il progetto, cioè della serie te lo faccio, facciamo un'attività formativa, insomma anche questo è possibile, insomma, perché sono fondi destinati alle imprese, però pochissimo utilizzate. Sono fondi che sono riservati esclusivamente alla formazione, quindi in cui l'azienda fa un progetto, lo presenta e gli viene finanziato completamente, peraltro, quindi l'azienda non ci deve mettere nulla. Ed è una possibilità quella rispetto al lavoro nelle organizzazioni come formatori. Altro aspetto a livello imprenditoriale è quello di conoscere questi strumenti, cioè noi ci dobbiamo preoccupare non solo di progettare la formazione, ma trovare il modo perché ci venga quindi commissionata. Quindi noi dobbiamo anche sviluppare questa competenza per essere quindi la parte della progettazione è fondamentale, cioè il progettista di formazione è proprio la dimensione progettuale proprio del percorso, del progetto di intervento, dell'intervento formativo è fondamentale, quindi progettazione secondo poi quelli che sono proprio i criteri della progettazione formativa, quindi con tutti gli strumenti, la valutazione anche lì, perché se non ci sono i dispositivi di valutazione non c'è il progetto formativo, per cui la dimensione da progettista per esempio è fondamentale dentro un'impresa formativa. Noi facciamo spesso con i bandi, anche i bandi oltre a questi qua delle imprese, per i fondi impresa, ma tutti i bandi che ci sono sulla formazione,
o altri, dove comunque spesso c'è dentro la dimensione formativa, perché diventa un passaggio, per esempio, necessario per fare altro, no? Molti progetti sono, i bandi sono quasi sempre molto complessi, soprattutto quelli nazionali ed europei, e lì una parte è sempre, c'è una parte di formazione che si può sempre prevedere, se si può riservare. Quindi in questo senso anche delle partnership con strutture che fanno anche altro rispetto a quello che facciamo noi, e con cui sinergizzarsi per la parte formativa, appunto, che oggi è quasi sempre prevista in tantissime azioni. Dai, qualche vostra osservazione rispetto alle cose che ci siamo detti? Non è facile il lavoro del pedagogista, ma non è facile il lavoro di nessuno, quindi oggigiorno. Bisogna essere imprenditori, quindi di se stessi, questo è sicuro. Perché voglio dire, non sempre quindi è facile essere dipendente, no? Quindi trovare l'idea quindi di poter andare da qualche parte, sedersi, voglio dire, ad una scrivania e fare quindi il lavoro, voglio dire, così. Bisogna essere imprenditori di se stessi, imprenditori del gruppo di persone, vuol dire, con cui, vuol dire, si decide, vuol dire, di intraprendere quindi un percorso che non è facile. E quindi un altro quindi aspetto, vuol dire, è sempre quello di essere aperti, quindi elastici, alle possibilità e alle problematicità, vuol dire, che il lavorare quindi in gruppo quindi può portare, perché quelli ci saranno sempre, vuol dire, quindi dinamiche particolari, che portano anche, vuol dire, ad una riconfigurazione, per esempio, quindi dei gruppi. Quindi si nasce con un'idea, poi, vuol dire, le idee, per esempio, quindi si ampliano, vuol dire, subiscono dei ridimensionamenti, vuol dire, anche rispetto, vuol dire, al contesto. Mai dimenticare il contesto in cui quindi si opera, questo è un altro quindi aspetto quindi importante, vuol dire, tenere quindi sempre quindi presenti quali sono quindi le risorse, gli eventualmente quindi i vincoli quindi a cui sottostare, vuol dire. Quindi avere un'idea chiara del contesto, degli ambiti, delle potenzialità quindi dei vincoli consente sempre quindi di avere quindi un approccio molto quindi elastico. Quindi ci sono dei momenti in cui si può, per esempio, spingere, vuol dire, su un core business, vuol dire, molto gli è definito, altri in cui bisogna avere quella elasticità di cambiare, rivedersi. Per questo noi nel corso siamo nati con un'idea, vuol dire, unica, per esempio, quindi di core. E poi, vuol dire, nel corso del tempo, anche, vuol dire, sulla base delle esperienze che man mano ci facevamo, vuol dire, abbiamo capito che potevamo intervenire quindi in ambiti diversi, quindi dall'ambito organizzativo. Noi siamo partiti appunto con questa idea rivolta quindi a manager di grandi quindi organizzazioni, per poi quindi capire, vuol dire, che questa tipologia di interventi, vuol dire, un po' customizzati in base quindi alle esperienze e alle esigenze, alle necessità, quindi ai bisogni, potevano essere quindi utilizzate in contesti più ampi, quelli delle comunità, quindi del sociale, con una serie quindi di altre proposte quindi che facciamo, quindi in ambiti... Diciamo, più che altro abbiamo fatto proprio delle, cioè, diciamo, dal modello complessivo che è onnicomprensivo, dove c'è appunto valutazione, intervento, monitoraggio, eccetera, poi ciascuna di queste cose le abbiamo anche immaginate anche come singole azioni che potevano essere messe in campo, no? Quindi, per esempio, valutazione, e su quello noi abbiamo fatto diversi progetti poi solo e soltanto come valutatori, quindi non è detto che poi ti chiamano sempre per fare, no? Formazione quanto, a 360 gradi. Allora, come valutatori tante volte abbiamo fatto delle cose, c'era per esempio quel progetto, no? Che abbiamo fatto per la valutazione, quello per le professionalità, sì, che non ci arriva. No, pure quello prima che abbiamo fatto con Banca Intesa. Ah, sì. La valutazione, quello era molto interessante, dove per esempio lì c'è valutazione e tecnologie strettamente connessi. Un progetto commissionato, dire, da Banca Intesa, dire, a Milano, in collaborazione con Digital FIA, l'ex CNIPA, per i quali quindi abbiamo progettato, dire, questo, dire, intervento, e poi c'era che è stato chiesto, dire, di valutare l'usabilità, dire, delle interfacce, dire, di alcuni quindi software per la firma quindi digitale, pensando proprio, dire, alla cittadinanza, quindi all'idea quindi di far partecipare quindi i cittadini quindi alla cosa pubblica, normalmente, dire, uno degli strumenti utilizzati, Citizen, tutta questa parte qui, no? Uno tra gli vari strumenti utilizzati quindi per consentire questa partecipazione è l'utilizzo quindi della firma digitale, e quindi necessariamente quindi dei software che consentono quindi di firmare digitalmente, quindi di partecipare quindi alla vita pubblica anche mediante, con la mediazione quindi delle tecnologie. Allora,
abbiamo costruito quindi il nostro quindi modello per verificare l'usabilità di questi software e giungere quindi alla fine quindi del percorso proprio quindi a stilare delle linee guida su come quindi i software di firma devono essere riprogettati, quindi ripensati, ridisegnati anche secondo una logica del design quindi partecipato, perché potessero veramente quindi assolvere quindi al compito, perché un utente potesse veramente partecipare quindi alla vita della comunità, della pubblica quindi amministrazione, senza la mediazione quindi di un consulente, di un commercialista e via dicendo, ma interagendo quindi direttamente. Per farlo anche in questo caso l'equipe è stata interdisciplinare, è stato molto importante rispetto a precedenti mie esperienze lato ingegneria, no? In cui guardiamo soltanto lo strumento e le tecnologie. In questo caso l'approccio è stato molto interessante perché l'equipe è stata interdisciplinare nel vero senso quindi della parola. Quindi l'ingegnere, il pedagogista, un sociologo, il sociologo quindi non c'era, lo psicologo. Quindi le tre figure, voglio dire, cardine erano questi tre soggetti che si sono quindi approcciati al problema in un'ottica quindi sinergica ma da punti di vista diversi. Quindi abbiamo fatto, voglio dire, una parte quindi di analisi utilizzando uno strumento che è l'eye tracking, che monitorava quindi il movimento quindi oculare nel mentre quindi una serie, quindi un gruppo campione quindi di soggetti utilizzava diversi software, quindi si è analizzato gli momenti, vuol dire, o le aree, vuol dire, dello schermo sul quale quindi ricadeva più delle volte quindi l'attenzione, quali erano quindi gli scostamenti quindi repentini, vuol dire, dei movimenti oculari. Le aree più frequentate dall'occhio, diciamo in maniera istintiva, erano poi quelle dove c'erano per esempio i comandi, no? Perché ovviamente se non c'erano i comandi lì e uno doveva andarseli a cercare, chiaramente il software non era, l'interfaccia non era molto intuitiva e immediata, no? Nell'uso. Su quello abbiamo anche portato proprio delle pratiche d'uso da parte di utenti che abbiamo preso molto a campione, diciamo, vabbè. Per far usare il software più di, con i diversi tipi di software, le tre versioni che noi esaminavamo, per capire poi quali erano anche le differenze comparative tra i diversi software di firma digitale. Quindi e quello era un lavoro proprio di valutazione. Abbiamo fatto ci hanno dato un incarico di valutazione di queste interfacce, dove li abbiamo coniugato esattamente le dimensioni strettamente tecnologica, che era legata sia al contenuto dell'intervento, cioè i software da analizzare, ma anche l'uso poi di tecnologie. Perché questo secondo me è da sottolineare molto, cioè una buona progettazione, buone competenze e poi servirsi comunque di dispositivi, di tecnologie per fare i progetti formativi, che poi possono essere i software per fare appunto la valutazione, possono essere le piattaforme per erogare delle cose online o creare delle situazioni in cui le persone sono chiamate a fare, ad intervenire, a produrre delle cose lì che poi possiamo utilizzare. Però l'ausilio, il dispositivo, i dispositivi sono tanto fisici reali come dispositivo proprio di costruzione del modello, quanto proprio di dispositivi digitali, di tecnologia di cui avvalersi per un'offerta che sia anche qualificata. Nella integrazione, perché cioè noi per come la usiamo noi, non lo usiamo sempre in termini fortemente integrati. Cerchiamo sempre di far corrispondere al dentro il fuori e al fuori il dentro, quindi ci interessa molto questa dimensione delle tecnologie che ti consentono di andare e tornare, quindi di creare fuori delle cose che poi possono essere dalla tecnologia potenziate, supportate, amplificate, però poi andare nella tecnologia e ritornarci anche poi di nuovo fuori, tornare anche fuori, perché in questo scambio secondo noi è interessante produrre delle cose importanti. Perché laddove non sia un discorso di contenuti, appunto, di che ne so, un corso di formazione su un determinato tema, dove tu comunque devi erogare anche delle cose, insomma, poi è interessante vedere proprio la dimensione interattiva. E quindi la dimensione interattiva ce l'hai sulla piattaforma con appositi spazi interattivi, quindi con strumenti di forum, strumenti di chat, di messaggistica o di format in cui fare produrre delle cose, no? Da condividere. Poi è interessante però condividerle e fare delle attività connesse a quei prodotti che possano, poi da cui possa scaturire poi interazioni differenti anche poi nella vita di tutti i giorni, insomma, quello è interessante. Se c'è uno scambio tra il fuori e il dentro, altrimenti insomma rimane sempre tutto molto confinato lì, no? Questa cosa per esempio è un rischio. Noi per esempio, rispetto a quello che stiamo facendo, uno step successivo che avremo sarà quello di sviluppare una piattaforma
di Espero, quindi accanto al sito, avere proprio una piattaforma delle comunità che noi stiamo via via andando a formare, tra virgolette, comunque che stiamo andando a contaminare con questa attività che facciamo. Quindi via via vorremmo accumulare tutti i corsisti, tutte le persone a cui facciamo queste attività esperienziali metaforiche, per averle riunite in una comunità virtuale che possa scambiare, con cui tenere i contatti, cioè avere comunque uno spazio in cui far continuare questo tipo di azioni, cioè una sorta, se volete, se dovessimo parlare in termini così più economicistici, di fidelizzazione, ma non in senso del marketing, diciamo, no? La fidelizzazione rispetto ad un modello che è anche un'idea, che è anche una visione di quello che è la relazione umana, che è anche un modello di formazione umanistica, fortemente umanistica, che vuole essere fortemente umanistica, dove la tecnologia è un potenziale, non è l'esautoramento dell'umano, la sovrapposizione e la sostituzione dell'umano, assolutamente. Quindi in quest'idea di umanistica, proprio di formazione, mi piace sottolinearlo davvero, l'idea della comunità supportata dalle tecnologie per proseguire nel discorso, confrontarsi, avere dei feedback da loro, poter essere anche uno sportello consulenziale che una volta dice, ah sai, mi è successo, uno ti scrive, ti chiede qualcosa. Perché no? Perché cioè, concepire la formazione sempre in termini molto consulenziali e quindi di sportello, esatto, poi si è visto, non me ne frega niente di te, ciao, arrivederci, no? Ci interessa capire il destino delle persone, capire come hanno continuato, come continuano, se hanno continuato, se quello che hanno fatto non gli è servito proprio a niente, dico, ma che cavolo, ho perso tempo con voi, oppure se ne sono andati, hanno fatto altro. Alla formazione come un percorso continuo, il dire, no? In cui non è mai un intervento isolato, il dire punto e basta, l'obiettivo è stato raggiunto, il dire sì, no. È più difficile fare questa formazione. Pensare a un progetto di vita, no? No, è più difficile fare questa formazione, secondo me, è anche meno redditizia, se vogliamo, se ragioniamo in meri questioni economiche. Però, insomma, facciamo i formatori, non siamo degli... non so come... Mi veniva un termine che forse è poco politically correct, quindi non lo dico, anche perché siamo in streaming e quindi non voglio lasciare traccia della mia scorrettezza, perché... Non credo nel politically correct, sinceramente, negli eufemismi per addolcire le cose, comunque non lo dico. Diciamo che siamo dei formatori, quindi è chiaro, cioè, si lavora, bisogna guadagnare perché uno vive di quello, eccetera, eccetera. Il denaro è lo strumento con cui fare le cose, no? Non è un fine. Quindi se tu poi hai un introito, quello è di nuovo un apporto che ti consente di fare altro, di mettere in cantiere altre cose, di andare avanti, di crescere, di far lavorare altre persone, perché poi noi abbiamo, dentro l'università abbiamo tantissimi ragazzi, no, che girano attorno alla cattedra. A noi ci piace, per esempio, quando facciamo le cose, poter poi, no, far fare loro già, stando lì, essere per una sorta di incubatori per loro, no? Perché siamo già in una realtà che funziona, quindi diciamo loro possono venire da noi e qualcuno lo implementiamo, gli abbiamo fatto fare delle cose, li coinvolgiamo nelle nostre attività. E questo chiaramente perché diventa un'occasione per cominciare, per fare esperienze, eccetera. Però tutto questo ovviamente non è... subito redditizio, il dire, esatto, remunerativo, il dire, non, cioè, investimento, non ha un riscontro immediato, e comunque parliamo sempre di accontentarsi, cioè i miliardari non credo si diventi miliardari con la formazione, c'è chi diventa miliardario con la formazione, ma io so come fanno formazione, conosco molti casi di questo tipo, cioè se vuoi fare i soldi con la formazione, tutto questo discorso che stiamo facendo noi non lo potete fare, perché è un intralcio, perdete tempo. Appunto, vi fissate con i cristiani che volete vedere che fanno, che non fanno, cioè della serie. Invece se chi vuole fare fa una formazione a tamburo battente, tutto molto coso, poi chi segue non segue lo schema, tutto standardizzato, tutto molto... Può essere anche una catena di montaggio, perché cioè, è sempre una questione di approccio, le catene di montaggio possono stare anche fuori da una fabbrica. Anche la formazione può essere una catena di montaggio, c'è chi la fa come catena di montaggio e fa anche i soldi, ma seri. Con quello che vi stiamo raccontando noi, cioè, non ti fai quei soldi, sinceramente. Lavori, li abbiamo fatti, però lavori, soddisfazioni, lavori, hai soddisfazioni, lavori, noi siamo 10 persone alla fine, insomma, quindi un minimo, insomma, riusciamo a trovare, insomma, facciamo anche altro, cerchiamo di integrare. No, c'è chi per formatore fa i soldi, perché c'è una formazione da catena di montaggio, e fa formazione, sì. Però ecco, non è quella che stiamo raccontando qui, ovviamente, è quella appunto che segue, che fa, che... è quella che non si racconta qui, esatto. E
che comunque può essere un... Quella è una scelta, no? Ognuno quindi sceglie quindi di intraprendere un percorso, di seguire una passione, vuol dire una... Mostriamo quello di Giordata, così sì, vediamo i passaggi di queste cose che vi avevamo detto del lavoro, nell'intervento in questa organizzazione sullo stress da lavoro, lavoro correlato. Sì, che... aziendale, benessere quindi organizzativo. Ovviamente obbligo anche di legge, quindi è importante conoscere anche se si vuole lavorare nelle organizzazioni, in alcune quindi realtà, quali sono gli obblighi, sì, per esempio di legge a cui le organizzazioni devono quindi rispondere. E dunque sapere, vuol dire, dove andare ad intervenire, a chiedere, vuol dire, no, quindi non mi invento un'altra cosa, so che posso ritagliarmi quindi uno spazio andando anche, vuol dire, ad intercettare già, vuol dire, un'esigenza, una necessità dell'organizzazione. In questo caso, vuol dire, era appunto quindi una prescrizione quindi di legge, perché tutte le organizzazioni prima erano solo le organizzazioni con più di 10 quindi dipendenti, adesso anche chi ha meno di 10 quindi dipendenti è obbligato quindi ad elaborare questo documento aziendale di valutazione quindi dei rischi. Normalmente che cosa succede normalmente nella realtà? Che si chiama quindi un consulente, quindi un'azienda, tira fuori quindi il documento, lo elabora, vuol dire il lavoro quindi è fatto, più o meno rispecchia un pochettino l'idea degli enti di formazione di cui dicevamo quindi prima. Nel nostro caso invece abbiamo inteso, vuol dire, la commissione, quindi questa commessa, come un lavoro sull'organizzazione per lo sviluppo proprio quindi di benessere quindi organizzativo. L'intervento che è quasi alla conclusione si sta svolgendo per questa, vuol dire, multinazionale, quindi Geodata, che ha sede quindi a Torino come sede, e ha visto proprio quindi la costruzione quindi di un percorso metodologico quindi innovativo per fare quindi questo, per elaborare il documento di valutazione quindi dei rischi. Quindi che cosa cerchiamo di fare? Sempre, vuol dire, in tutte le cose che facciamo, di unire sempre la parte quindi di ricerca, quindi sviluppo di un nuovo modello, perché alla fine, essendo uno spin-off, vuol dire, siamo anche questo, vuol dire, no? Cioè, abbiamo, vuol dire, questa tendenza a fare ricerca, a fare innovazione. Quindi cerchiamo di produrre nuovi quindi modelli, nuovi quindi approcci nelle cose che facciamo, e intervento, quindi ricerca e intervento. I nostri modelli sono sempre quindi di questo tipo, perché gli esiti vogliamo sempre che possano portare ad una innovazione anche quindi di modelli. Quindi in ciascun intervento, o quasi quindi in tutti, insomma, abbiamo questo quindi approccio. Questo descrive quindi il percorso che è stato, vuol dire, ideato per questa quindi organizzazione. Che sì, era... c'è questa fase, no? Ricerca e finalità valutativa, perché la ricerca era per valutare appunto cosa era questa azienda, il clima organizzativo, che pratiche ci sono all'interno dell'azienda, che partiamo sempre da quello, noi dalle pratiche, perché le pratiche rivelano sempre, per un discorso esperienziale contestuale dentro un quadro socio-costruttivista, come teorie, diciamo, di riferimento del nostro modello di intervento, quindi anche della nostra professione. Allora, quello che a noi interessa è capire quali sono le pratiche dentro il contesto in cui vai ad intervenire. Qual è la pratica che c'è in quella classe, qual è la pratica che c'è in quell'organizzazione, in un gruppo. Quali sono le pratiche di funzionamento. Le pratiche attraverso cui... Perché le pratiche? Perché le pratiche sono concrezione, diciamo, no? Di tutto quello che è il soggetto ci mette dentro in termini di valori, cultura, rappresentazione, immagine, autopercezione, percezione degli altri. Quindi nelle pratiche noi vediamo, se vogliamo, possiamo dire, vediamo in qualche modo inverati quelli che sono poi tutti i presupposti, tutto il sommerso, diciamo, quello che non è visibile e che sta comunque dentro la pratica. Dentro la visione pragmatica, appunto, alla Dewey, come, no, riferimento anche teorico, non possiamo che guardare alle pratiche.
anche quando diciamo di raccontare qualcosa, quella è una pratica discorsiva, una pratica di racconto in cui tu comunque stai rappresentando con il linguaggio comunque delle situazioni. Chiediamo anche di raccontare delle situazioni, non già di esprimersi teoricamente sui massimi sistemi. Allora, proprio perché andiamo a vedere le pratiche, noi qui abbiamo cercato di capire quali sono le pratiche di quell'organizzazione e abbiamo cercato di farlo con tutti quegli strumenti che vedete lì sulla vostra colonna di sinistra. Allora, analisi strumenti di programmazione, organizzazione multilivello, analisi documentale, questo è importante, no? Cioè, capiamo da un punto di vista formale come l'organizzazione funziona. Perché poi vediamo il formale com'è, il reale com'è, e vediamo se collima, se si sovrappone perfettamente, dove stanno le discrasie, per esempio, dove ci siano. Quindi lì c'è analisi documentale, che significa accedere ai manuali, ai documenti delle procedure organizzative, quindi tutta la documentazione, perché un'organizzazione è fatta di documentazione tantissima, tutto quello che succede passa attraverso delle formalità, c'è un documento che dà un incarico, assegna una commessa, quindi c'è tutta la dimensione di archivio dell'azienda che è la parte formale di funzionamento dell'azienda. Quindi l'analisi di quello ci fa capire come da un punto di vista formale quell'organizzazione funziona, formalmente, ripeto, sottolineo. B1, A e B sono, praticamente vanno in parallelo, quindi sono delle attività che si sono sovrapposte ed incastrate perché erano le due facce della medaglia. Se vedete, B1 dice analisi della committenza, che riguarda il capire effettivamente quello che vi dicevo prima, la committenza ci ha ingaggiato, però noi adesso cerchiamo di comprendere effettivamente cosa può servire al committente, quindi cerchiamo di riformulargli la sua richiesta dicendo: ok, mi hai detto questo, io mi capisco da quello che vedo che probabilmente hai bisogno di questo. C'è una riformulazione della richiesta, una sua esplicitazione in una chiave diversa, per dire probabilmente ti occorre questo tipo di intervento. A2, somministrazione di un questionario, sempre per andare a capire le dinamiche di funzionamento della struttura, che si incrocia con che cosa? Con l'etnografia dell'organizzazione. Quindi A1 B1 incrociava la parte formale, quindi formalmente i documenti e l'analisi della committenza, quello che effettivamente il committente mi sta chiedendo a livello ufficiale. Mi chiama, mi convoca il manager, mi dice: avrei bisogno di questo, la mia azienda è così, così, così. Quindi io assumo questa cosa qui, poi assumo anche le carte, quindi verifico, mi faccio il primo quadro sulla dimensione A. La dimensione B vede sempre la parte informale, diciamo, tra virgolette, se vogliamo, no? Quindi la parte formale è l'archivio, quindi la struttura dell'azienda come organizzazione, che è rappresentata dal suo manager, dal suo capo o dal proprietario. Quindi abbiamo l'analisi del documento, la parte formale, l'analisi della committenza, la parte informale, la pratica, quello che poi in carne ed ossa questo cristiano chi è, vediamo che vuole, cosa mi dice. L'altra dimensione, somministrazione di questionario e etnografia dell'organizzazione, e cioè, di nuovo, altro passaggio, somministrazione del questionario ai lavoratori e dipendenti su una serie di dimensioni, sempre per comprendere la struttura organizzativa, il clima organizzativo, le culture di quell'organizzazione. Ma poi, e questa è una parte, diciamo, di questionario dove poi, diciamo, uno può anche esprimersi, diciamo, in modo o sì o no, per carità, però è sempre, come dicevo prima, è bene incrociare sempre più dimensioni per avere poi il quadro reale, perché un questionario può anche rispondere in modo stereotipo, può compilarlo tanto per compilarlo perché il capo gli ha detto che lo deve fare, sennò poi gli rompe le scatole. Per cui ok, il questionario, però poi B2, etnografia dell'organizzazione, cioè praticamente io vado lì, siamo andati lì, sono andati i miei colleghi, non noi in particolare, due nostri colleghi che sono del Gottardo e Patera, e vanno lì e stanno in azienda, osservano in rigoroso silenzio, cercando di rendersi più trasparenti possibili per non, diciamo, condizionare nulla, e osservano quello che succede. Etnografia. E vediamo poi se quello che noi guardiamo collima con quello che uno ha dichiarato sul questionario, per esempio. Poi analisi dati quali quantitativi, cioè tutto questo che abbiamo raccolto qui viene analizzato, e restituzione. Cioè, il momento di restituzione è importante, no? Perché noi diciamo: ok, dal formale è emerso questo, dall'informale è emerso questo, vediamo, vi risulta, non vi risulta, quanto vi risulta, rimanete sorpresi da questa cosa, no, non più di tanto, riflettiamoci su, quindi focus group su questo. Parte destra dell'intervento, progettazione e pianificazione, quindi da questa ricognizione della parte sinistra, che fa appunto una geografia, disegna una geografia di quella organizzazione
che altrimenti per noi diventa una scatola vuota, una scatola nera che non conosciamo affatto. Per cui cosa gli vai a proporre? Facciamo dei seminari sullo stress? Lo stress è questo, è quest'altro, eccetera. Cosa andiamo a fare? Cioè concretamente, cioè noi saremo veramente in difficoltà a dire che cosa fare veramente, perché se tu non hai un appiglio in qualcosa, no? Cioè stai andando lì e rischi solo di dire delle parole così vane, insomma, no? Retoriche in qualche misura. Allora, progettazione e pianificazione dell'intervento, attività di prevenzione collettiva, attività di prevenzione individuale, piano di monitoraggio e valutazione permanente, realizzazione dell'intervento formativo, valutazione dell'intervento formativo. Cioè, da tutte le dimensioni raccolte nella prima parte scaturisce un intervento su quelle dimensioni, strutturato in quel modo che vedete voi lì. Cioè, sia con dimensioni più corali, sia più individualizzate, e con questi aspetti relativi al monitoraggio, che ovviamente ci danno sempre un feedback su quello che stiamo facendo, e poi la realizzazione dell'intervento formativo in sede con lo strumento di valutazione. Alla fine noi dobbiamo, cosa che non abbiamo ancora fatto, chiuderemo adesso, redigere un documento aziendale di valutazione dei rischi. Cioè noi faremo una relazione che è una vera e propria poi relazione professionale, una sorta di perizia potremmo dire, no? Perché poi in altri settori professionali, insomma, poi questi documenti sono effettivamente delle cose che sono anche di legge, pregnanti dal punto di vista, sì, nel nostro caso no, anche perché il formatore, l'educatore non è una figura tutelata da ordini, da cose di questo tipo, quindi non abbiamo da questo punto di vista nessun appiglio, mentre gli altri organi, chiaramente essendo ordini, hanno poi spinto rispetto alla possibilità di dare valore legale, pregnante e vincolante a un documento prodotto da loro. Ma insomma, è un documento ufficiale, formale, pesante, perché dà poi tutto il resoconto di quello che abbiamo fatto lì, di quello che è emerso, quindi diventa poi una specie di, se volete, di portfolio, potremmo dire, no? In termini scolastici, di quella organizzazione, che in qualche modo, se uno poi se la attraversa, ha la possibilità di avere anche, no, degli elementi di riferimento con cui poi regolare la sua azione di management, se vuole effettivamente che funzioni, insomma, no? Quindi c'è sempre una presa di consapevolezza di dimensioni che magari a uno sfuggono perché poi è preso da mille cose, sta nel flusso del funzionamento aziendale, quindi non c'è il tempo di fermarsi, perché per la consapevolezza è necessario comunque fare poche, c'è poco da fare, cioè è necessario una sospensione e un fermarsi a riflettere, quindi quasi come se stessimo guardando qualcos'altro. E allora l'informatore in realtà fa questo, diventa la via attraverso cui, essendo un elemento esterno, che diventa una mediazione tra tutte le forze in campo, allora che cosa fa? Sta lì e diventa un elemento esterno che però mi induce, ci induce tutti quanti noi che siamo lì e che facciamo un intervento con lui, a fare sospensione un po' dalla routine, dalle prassi solite che noi interpretiamo in automatico fondamentalmente, e facendo poi che ovviamente cominciamo a riflettere e magari a renderci conto di qualche cosa. Se riusciamo a fargli rendere conto di qualche cosa, insomma, penso che qualche obiettivo è raggiunto, insomma. Poi ci si può porre obiettivi, ovviamente non è che vai con un intervento formativo e cambi l'azienda, diventa da così e così, diventa un'altra cosa. Questo evidentemente non è possibile. Se poi ci fanno fare altre cose, magari... Un percorso, questo può essere poi gli esiti di un intervento di questo tipo, possono rappresentare la base per nuovi interventi, no? Per nuova progettualità. Esatto. Sempre un continuo. La fase F1 è interessante perché il documento aziendale, una volta che noi produciamo questo report, una relazione tecnica praticamente, dove inseriamo tutto quello che abbiamo monitorato, rilevato e costruito con loro, e quindi che diventa questa sorta proprio di geografia totale dell'organizzazione, la fase importante è quella della disseminazione, perché spesso poi magari questo documento lo produciamo e poi va a finire nel cassetto del manager, no? Quindi è importante invece che sia condiviso anche quello, perché se poi il manager se lo tiene per sé, di nuovo non funziona la faccenda, perché se noi stiamo lavorando al clima, alla condivisione, se chi lavora deve condividere la mission, allora la condivisione non può essere solo della mission, ma deve essere anche di tutto quello che riguarda l'organizzazione, compreso il report che il formatore fa alla fine del percorso, in cui dice come stanno le cose fondamentalmente, cosa ha visto quantomeno, cosa si è potuto osservare insieme. Quindi condividerla, quel documento lì, è fondamentale, e disseminare quei risultati, perché ciascuno poi trae anche le conseguenze anche individualmente rispetto a tutto quello che è il progetto. Vabbè, sotto ciò le finalità che rientrano comunque, ve l'avevamo detto già all'inizio, cultura organizzativa condivisa, questo è l'obiettivo, creare una cultura organizzativa condivisa,
dentro, perché riteniamo fondamentalmente che una cultura condivisa, organizzativa condivisa, quindi una relazionalità qualitativamente più sana, consenta di migliorare il clima organizzativo, e questo lavora in direzione contraria allo stress da lavoro correlato. Okay? Diventa quantomeno, come si dice anche in letteratura, un fattore di prevenzione del rischio stress da lavoro correlato. Okay? E così noi l'abbiamo inquadrato quando l'abbiamo proposto al committente, chiaramente, che ci ha dato poi la commessa. L'intervento dire che ad ampio, dire una tempistica insomma ampia, siamo già all'ottavo mese di lavoro, si chiuderà entro di dicembre, e vedo dire coinvolti circa 130 soggetti, quindi è una comunità vera e propria, quindi lavoro impegnativo, che vede lato organizzazione, lato formatori, facilitatori, di nuovo quindi in equipe di intervento, quindi sempre i lavori che si fanno normalmente in equipe. Vedete quindi che c'è sia la mole di lavoro, dire, sia i soggetti da coinvolgere, sia proprio lato di formazione, dire, sono interventi dire, di un certo tipo che lavorano quindi su organizzazioni quindi complesse, quindi il lavoro quindi è complesso. Siamo in gioco una serie di energie, sia tecniche, anche in questo caso tecnico-informatiche, gli strumenti di cui ci siamo dotati per poter portare avanti, no? Anche gestendo quindi la distanza, non sempre tutto questo è fatto quindi in presenza, non sempre è possibile dislocare le persone nell'organizzazione, quindi bisogna trovare sempre il giusto compromesso perché sia anche quindi economicamente vantaggioso, no? Un intervento quindi di questo tipo. Quindi la tecnologia in questo caso ci può essere di aiuto, una serie di attività sono state fatte utilizzando quindi la tecnologia, alcuni strumenti come il questionario quindi online, alcuni stimoli quindi somministrati per la mappatura dei bisogni, nuovamente. Quindi abbiamo realizzato dei prodotti quindi multimediali, poi degli strumenti di nuovo per la raccolta delle narrazioni, e una serie di cose. Quindi sempre l'integrazione, bisogna sempre trovare il giusto equilibrio fra tutto. Quindi oggi anche il formatore insomma deve conoscere queste opportunità, no? Quindi il lavoro di modalità blended, anche il lavoro quindi deve essere più blended. Ok. Domande? Volete vedere il vestiere per caso? Vedi che piace l'idea? No, quello che faremo domani nelle tre giornate delle ultime tre giornate è questo. Cioè noi proviamo scriviamo un progetto. Okay. Sì. Proviamo a progettare, cioè faremo realmente questo proprio nella pratica di simulazione. Sono tre giornate intensive perché sapete benissimo, penso tutti i tre giorni. Avete già individuato l'ambito oppure sarà anche quell'oggetto di... No, mi hanno mandato un mail con l'associazione formativa europea. Ah, okay. Adesso vedo anche che bando mi hanno mandato, perché me l'hanno mandato oggi. Ah, quindi su un formulario, no? Pensavo a un progetto per loro con un'ipotesi per esempio di cooperativa, di qualsiasi cosa. Su un formulario. Su un formulario. Siamo a scrivere un progetto, poi dopo uno se si innamora, ma comunque decide anche di aprire una cooperativa o qualcosa del genere. Mm-hmm. La mia voce, anche a me sì, quella è una degli, uno degli aspetti, no? Quindi fare la progettazione finanziaria, diciamo così, è una delle opportunità quindi che il progettista quindi ha, quindi lavora, sì. Perché riesco, viene pubblicato quindi un bando, perché sa che verrà pubblicato un bando, questo sa che verrà pubblicato un bando, anche questo quindi è una questione importante, una cosa che abbiamo constatato, no? Molto spesso, come dicevo prima, viene di formazione, fanno formazione, quindi progettano, quindi partecipano a delle bandi, vuol dire. Sì. Come se vedrete, vuol dire, i bandi, no? Sono confezionati, vuol dire, e richiedono l'elaborazione di diversi quindi contenuti, tra cui l'analisi, vuol dire, dei fabbisogni del territorio, i bisogni, vuol dire, formativi, le possibili ricadute, l'analisi del contesto. Allora, sapere che ci sarà un bando, quindi una finestra quindi temporale, e quindi chi vuole fare vera progettazione, che cosa fa? Comincia quindi a lavorare e comincia a fare quella che è l'analisi vera e propria, quindi del territorio, dei bisogni, dei fabbisogni e via dicendo, e reali. Quindi lavora in anticipo perché la progettazione che poi quindi verrà, quindi l'elaborato finale, quindi il risultato finale possa effettivamente essere, vuol dire, un prodotto che risponde ad un bisogno effettivo, vuol dire, piuttosto che
vedere il bando, fra 5 giorni c'è la scadenza di un bando, è uscito, scriviamo. Allora ci inventiamo i bisogni, ci inventiamo i fabbisogni, ci inventiamo le ricadute, vinciamo quindi il bando, non ci abbiamo l'utenza neanche quindi per fare quindi il corso, cioè ci dobbiamo recuperare quindi l'utenza, perché la formazione viene fatta quindi in questi termini. Viceversa, di chi fa progettazione, no? Secondo uno specifico quindi approccio, fa veramente, gli comincia a costruire, fa un osservatorio, si costruisce un osservatorio quindi dei bisogni, cerca di verificare veramente dove ci sono le possibilità, le nicchie quindi di mercato, dove poter rivolgere per esempio l'azione formativa. Se non servono muratori, è inutile fare dei corsi di formazione quindi per muratori. Se servono piuttosto pizzaioli, facciamo quello, ma chi ci dice che cosa serve se non si fa a monte un'analisi? Non ce le possiamo inventare certe cose, quindi anche la progettazione viene fatta con criterio, no? Se uno quindi la vuole fare, vuol dire come si deve. Tra l'altro, il risultato, come diceva Corvina, il risultato di un progetto può essere l'analisi dei bisogni di un ulteriore, cioè un nuovo progetto. Voglio dire, queste sono cose che fai per Cioè il lavoro che si fa, poi lo si, cioè, lo si fa quindi oggi e poi servirà ancora domani, si costruisce quel bagaglio che serve quindi man mano per accumulare quindi esperienza, per verificare quindi sul territorio veramente se c'è quindi un ritorno, quindi sono tutte cose quindi che costruiscono, no? Quindi il bagaglio del progettista, l'esperienza, la capacità. E non dimenticatevi mai che la parte più rognosa è quella finanziaria. Io mi occupo della parte finanziaria, per questo a me interessa questo. Adesso mi occupo. Io faccio questo mestiere da tanto tempo. La parte finanziaria è sempre quella che io ricordo, questa non interessa a me. Sistematicamente. Anche nel progettare. Sono un paziente. Allora, anche iniziamo a gestire. È utilissimo quindi essere in più persone con competenze quindi diverse, no? Perché ognuno gli è tagliata per fare quindi delle cose. E la parte quindi economica, perché a volte sembrano, no, tutti uguali, no? O standard, no? Dice, vabbè, ma tanto è lì 2 ore per cioè 8 ore per fare quell'attività, 8 ore. E molte volte, vuol dire, ci si inventa, per esempio, vuol dire, quante ore servono per fare, vuol dire, un bilancio di competenze. Ne parlavamo l'altra settimana durante il mio insegnamento, quest'anno un insegnamento di laboratorio di orientamento professionale, e con le persone che c'erano lì, alcune già avviate insomma a livello di formazione, ecco un'altra opportunità, voglio dire, che hanno quindi i pedagogisti. Lavorare, quindi fare il libero professionista per fare orientamento, un altro settore molto molto importante, vuol dire, anche a livello proprio di responsabilità nell'azione, no? In quello che si fa rispetto ai soggetti. C'è l'imbarazzo della scelta, ragazzi. C'è l'imbarazzo della scelta. Nel mio corso frequenta il mio corso quindi una signora che adesso quindi, diciamo, potrà avere, vuol dire, 45 anni, è una libera professionista. Vi assicuro che oltre ad essere quindi veramente competenti a fare quindi il lavoro che fa di orientatore, facilitatore, in modo quindi eccellente, fa soldi, ecco. Quindi vi assicuro che c'è il modo di fare soldi, perché viene chiamata, voglio dire, costantemente, perché fa orientamento di qualità in un certo tipo, quindi l'orientamento può essere poi in diversi quindi ambiti, e quindi anche lì si può essere bravi professionisti. Quindi un'altra opportunità quindi è quella. Vabbè, comunque, dicevamo, si parlava quindi di un progetto che era stato quindi fatto e finanziato, e l'avevano chiamata per fare, voglio dire, il modulo di orientamento, il cui esito doveva portare, voglio dire, alla elaborazione del bilancio di competenze dei destinatari dell'intervento, e gli avevano dato 20 ore per lavorare con 20 persone. E riportare a seguito delle 20 ore il bilancio di competenze per ciascuno. Allora, chi ha fatto quella progettazione e ha stimato che servono 20 ore per fare il bilancio di competenze ai 20 soggetti, vuol dire che non sa di che cosa si sta parlando, perché 20 ore al più servono per fare il bilancio di competenze di una persona. Quindi anche nel fare la parte quindi economica bisogna conoscere sicuramente di che cosa si sta parlando, giusto? Quindi entrare nella materia, oltre ad avere le competenze più economiche, aziendali, finanziarie e via dicendo, ma conoscere di che cosa si sta parlando, o almeno interagire quindi con gli altri, perché la... Chi è esperto, chi è di
Oh. Effettivamente chi quell'attività sa farla con professionalità, sa veramente quantificare che sforzo, gli dire, in ore uomo servono per portare a termine quindi un'attività. E vi assicuro, per esempio, per elaborare quindi il piano economico di questo intervento fatto quindi per Geodata, non è stato facile conciliare, perché un'altra quindi importante questione che un'azienda deve quindi portare avanti è questa: conciliare le esigenze formative, diciamo, degli operatori che devono fare le attività, con le esigenze quindi e le possibilità economiche quindi di un'azienda. Perché questo progetto, vi assicuro, vuol dire che ha un monte ore di intervento quindi sul campo e di lavoro, vuol dire, in azienda per l'analisi, la valutazione, spaventoso. Coinvolge, ha coinvolto fino ad oggi 4 soggetti, più vabbè il tecnico, vuol dire, che ha messo su insomma qualche sistema, con un dispendio quindi di ore uomo, vuol dire, veramente quindi impegnativo. Ed elaborare quindi il piano economico, vuol dire, per poi fare l'offerta economica, perché un'azienda fa offerte economiche che devono essere poi accettate. Non è semplice, conciliando, vuol dire, l'esigenza del formatore che dice: per fare questa attività io ho bisogno di 8 ore. Non sempre è possibile dare quelle 8 ore, vuol dire, al formatore. Bisogna trovare quindi la giusta mediazione, perché poi dall'altro lato l'imprenditore dice: sì, ma io voglio fare, mi piacciono, sono convinta per esempio della validità di questi interventi, ma non ho le risorse per fare proprio tutto, per pagarti proprio, vuol dire, allora bisogna trovare il giusto compromesso. Quindi bisogna diventare abili a fare le proposte quindi commerciali, tenendo quindi, bilanciando bene quindi le due quindi situazioni, quindi elaborare piani quindi economici, che vuol dire entrare nel dettaglio di ogni piccola, vuol dire, cosa, di ogni singola attività. Perché se io chiedo ad un formatore di lavorare, per esempio, diciamo, in telelavoro quindi da casa, quell'attività ha un costo. Se gli chiedo quindi di andare a Torino quindi a fare l'intervento, devo preventivare i costi di viaggio, di vitto, di alloggio, i tempi morti. Se chiedo quindi ai formatori, come facciamo noi, vuol dire, adesso per l'outdoor, di fare clinica della formazione, cioè vuol dire che a fronte quindi degli interventi formativi, noi chiediamo quindi ai formatori di riunirsi periodicamente, quindi per 8 ore, per fare attività di formazione dei formatori, per fare elaborazione quindi dei modelli, attività di riflessione. Chi la paga, vuol dire, al formatore quindi quel tempo che sta perdendo, diciamo, per me? Quindi io terrò conto, dire, anche di questi aspetti. E se quindi all'inizio l'azienda investe, perché può essere anche un investimento dell'azienda, no? Facciamo l'attività, ci facciamo pagare l'attività, la mera quindi attività sul campo, e l'attività di formazione quindi aziendale, teniamo conto che è un investimento che stiamo sostenendo, per poi pensare quindi di essere ripagati quindi successivamente in altri termini, o trovare il modo. Intanto io devo tener conto che qual è l'investimento di ogni formatore o di ogni socio o di ogni persona che lavora. Quindi gestire quindi la parte quindi economica è un altro quindi aspetto quindi saliente, di cui non bisogna mai dimenticare, insomma, di tener conto, di valutare, di stimare, di gestire. Quindi questa è un'altra questione. C'è stata una moria di soggetti.